ragazzi, bentornati al vostro Tenerman. Sabato sera proviamo una demo nuova, King of Fighter 15. Ho scaricato la demo, è uscita fine aprile, l'ho scoperta così girando qualche giorno fa, quindi l'ho scaricata, ci proviamo la demo e sabato sera ci facciamo una partita molto soft. Ci andiamo a provare questo. Per gli amanti dei vecchi giochi arcade, giochi da saletta, questo gioco non sarà assolutamente una novità, sarà niente di particolarmente nuovo, però insomma anche per chi è più giovane sicuramente può essere una bella scoperta. Allora, vediamo le modalità, perché io diciamo che lo sto vedendo adesso con voi. C'è la giocabile, cioè vabbè, versus, quindi uno contro uno, che sarà quello che faremo. Magari facciamo una, due partite, quindi sarà un video non troppo lungo. Però, ripeto, sabato sera ce la giochiamo così, molto soft. E la modalità allenamento, e comunque proviamo un gioco nuovo, sempre una demo. Buttamola là, vediamo pure magari se in futuro ci via bene e prende pure sto gioco. Tutorial, DJ Station, va bene, missioni, galleria, opzioni e PlayStation Store, va bene. Allora, facciamo subito un versus, sicuramente ci farà scegliere due personaggi, sarà matematico, ah no, 3 contro 3, quindi 3 personaggi. Facciamo normale, ok. Ragazzi, King of Fighter, per chi non fosse... non lo conoscesse nel dettaglio, è un gioco a team, si può fare anche a modalità singolo, ma nasce come un gioco 3 contro 3, quindi c'è il primo personaggio, poi il secondo e poi il terzo, a scalare fino a che non li battete tutti o non ce li battano tutti, quindi 3 contro 3 per forza. C'è anche la modalità singolo, ma 3 contro 3 è spettacolare. Giocatore 1 contro computer, vediamo quanti personaggi ci fa scegliere. Premi questo, ok. Vediamo, Noob Walk. Appunto. Sì, ma manca un giocatore. Ok, dai. Allora, Kyokusanagi, che è una base solida di questo gioco, e che è ovviamente il rivale diretto di Yori Yagami. Ripeto, chi è nuovo di questo titolo, non conosciamo, non gli diranno niente questi personaggi, ma per le vecchie guardie o per chi ha sempre recuperato o comunque si è giocato qualche King of Fighter di quelli vecchi, sicuramente conosce questi personaggi e non può essere entusiasta e curioso come me di andare a vedere nella nuova tecnologia, nella nuova generazione più che tecnologia, come possono aver migliorato questi personaggi. Dei giocatori, quindi allora ci hanno messo Kyo, Iori, Chizuru, che è un altro personaggio. Poi come vedete sempre infarinata, ci sono tutti terzetti di tutte squadre da 3, diciamo, facciamo meglio, di personaggi, perché praticamente voi potete scegliere il giocatore singolo per ogni team, ma se fate la modalità storia e volete vedere il finale con la storia, dovete finire il gioco per forza, almeno una volta era così, con i 3 giocatori dello stesso team, se no c'è il finale standard che sarà sempre lo stesso. Detto questo, noi abbiamo Chizuru pure, poi abbiamo Isla, che non lo conosco, personaggio nuovo, Hydern, che è personaggio abbastanza storico, Dolores, io ve li faccio vedere un po' così, e Kula non la conosco, abbiamo Chris, ok, anche questo personaggio ci portiamo appresso da, se non sbaglio, King of Fighters 97, Athena pure, Mai pure, Mai la latteria, la rinomineremo, Ryo Sakazaki, che è un giocatore, tra l'altro addirittura esce da un gioco che si chiama Art of Fighting degli anni dietro, e Terry Bogart da Fatal Fury, che è anche un gioco che ci portiamo dagli anni dietro. Ora parliamo dei primi anni 90, se non sbaglio, forse anche ultimi 80, però comunque Art of Fighting è veramente la storia del picchiaduro, e Terry Bogart da Fatal Fury, che è la stessa cosa, e questi sono nuovi,
Ecco, Benimaru, grande personaggio, ci portiamo addirittura da King of Fighter 95, se non sbaglio, che dovrebbe essere il primo King of Fighter. Comunque, questo vi ha dato un po' di nozioni giusto infarinate, così, solo per chi non conoscesse bene il gioco. Ovviamente, per avere un'idea, potremmo pure portarlo noi, lasciatemelo nei commenti se volete, vi porto qualche altro King of Fighter, magari di quelli più vecchi, per farvi vedere qualcosa, si può fare, fatemelo sapere se lo volete, se volete vedere qualcosa un po' retro, io ve lo porto molto volentieri, se no insomma trovate informazioni su questo gioco ovunque. Detto questo, noi prenderemo sicuramente Iori nella veste oddio, bianco, spettacolo. Mazza, hanno messo pure un botto dei vestiti. Bianco. Poi ci prenderemo. Vabbè, dopo magari ne facciamo un'altra contro Mai, perché lei è uno di quei personaggi che va visto. Anzi, facciamo così. Ci prendiamo. Facciamo, aspettate, perché prendiamo sicuramente, vabbè, Terry e Mai, Benimaru, perché voglio fare i due, prendiamo tutti, vabbè, prendiamo lei, e la mettiamo bella così, nera, bella panterona nera, e come terzo personaggio ci prendiamo Terry, perché dopo facciamo Kyo, Benimaru e Ryo, che tanto sono i personaggi che mi interessa di più vedere e vivo, che insomma che faccio vedere a voi, che ripeto sono comunque tra i più famosi. Andiamo a sceglierci, vabbè, mettiamolo classico, dai, mettiamolo il vestito classico, nessun handicap, ci fa scegliere pure quelli del computer, noi mettiamo quelli che non prenderemo noi, che saranno Chizuru, odiatissima, scusate, Chizuru, ma cambiamo un attimo il vestito, il giallo, poi prenderemo Athena, dai, guarda che robezza, e ci metteremo Hydern. Sembrano personaggi scarsi, quelli che ho scelto, a parte che lui almeno una volta era forte, fortissimo, ma vi garantisco che anche le femmine, le donne, non sono così scarse come si possa pensare. Andiamo a scoprire com'è questa... Ok, qui si sceglie, com'è il gioco, stavo dicendo, qui si sceglie il primo personaggio, perché qua possiamo scegliere, avendo scelti tre, possiamo scegliere il... gerarchia di uscita, ovvero possiamo scegliere, far scegliere prima Iori, poi Mai, poi Terry, oppure prima Terry, poi Iori, poi Mai, insomma come ci pare a noi. Io farò uscire prima Mai, poi faccio uscire Iori e poi faccio uscire Terry. Ovviamente ragazzi, per provarli tutti, se vedo che ce la facciamo facile, mi farò ammazzare con qualcuno e poi per far scoprire tutti e tre i personaggi. Detto questo, vabbè, come quadro, uno a caso, vabbè, questo mi piace, andiamo qua, va. Vai, pronti via, curioso, molto curioso, ragazzi. Ci divertiamo sicuramente, spero. Guarda che robetta, comunque graficone, oh. Ragazzi, come vedete, latteria mai non è nominata così per niente. Aspettate, devo un attimo capire bene, ok. Ovviamente in termini di mosse non ci sono problemi, perché avendo giocato praticamente a quasi tutti i King of Fighter, l'unica cosa che devo capire è bene come funzionano le super. Però dai, Gesù, dash e taglio. Ok, ecco, punto. Bravo, da vicino Chizuru farà una brutta fine. Dai, Gesù. Ok. E Chizuru l'avevo mandato a casa.
Cioè, questo personaggio non si sceglie a caso, ragazzi. Insomma, anche un po' di occhio, un gioco di picchiaduro lo vuole, quindi... Mazza Atena come si è trasformata nel tempo. Voglio vedere se abbiamo altre super. Ok, vabbè. C'ha solo... Fatemi vedere se... E dacce un taglio, no? Scusate, raga, perché mo andiamo a vedere un attimo... Sto provando a fare qualche super diversa, però noi faremo questo adesso, giusto per capire. Allora, tecniche speciali super. Allora, abbiamo avanti... No, indietro, avanti e calcio. Avanti, avanti e pugno. Specie super climax, questa probabilmente sarà quando sei tutto carico. Bella domanda, bisognerebbe andarla a capire questo, perché le super una volta erano queste e fine. Proviamo a fare... È sempre questa, me fai, mortangoli. Sì, vabbè, se ci ammazza non è un problema, perché tanto vi voglio far vedere pure gli altri personaggi. Ecco, a posto, non è un problema. Succede niente, tutto a posto, perché tanto così ci scopriamo anche gli altri. Diamo un attimo Iori, poi Terry. E fine. Beh, guardate che figo che è Iori, sempre personaggio del suo stile. Aia. No. Ecco, questa era... Praticamente questa ha sempre fatto questo in tutti i giochi, solo pallette a raffica. Dai, si salta e zitta un attimo. No, questa era buona. Questa era buona, scannavamo. Questa era buona. Bello, raga, questo è sempre rimasto come vecchi giochi arcade. Tanta, tanta roba. Vogliamo provare a fare... Yeah, via di questa. Ora mi faccio ammazzare, ragazzi, perché proviamo pure Terry. Dai, dai, e lo secchiamo. Almeno abbiamo provato tre personaggi. Mi lascio pure un po' di energia, in modo che poi con Terry ce la divertiamo bene, perché se ha poca energia, lui giustamente non facciamo neanche un tempo a caricarci una super. Vai, tanto già siamo a livello 1 in realtà, quindi eccoci qua. Ovviamente, come potete vedere, lo stile delle mosse è sempre a livello Street Fighter, eh? Non è che parliamo di... Però, ripeto, per gli appassionati di questo capitolo, di questo titolo, questo capitolo sicuramente... Fatemi provare. No, perché così, secondo me... Yeah, via di questa! Ah, bello! Fatemi vedere un po' se c'è qualcos'altro di interessante da scoprire. Non mi pare, comunque. Niente. Oh, alla certa che ho pure rotto, eh.
dai, ma fai passare là, grazie. Beh, via da questa. A casa tutti. A casa tutti, bello comunque, ragazzi. Molto divertente. Figo, figo, figo. Un vecchio stile arcade. Ci sta Todos. Mo proviamo gli altri tre personaggi. E abbiamo vinto il round. Ah, sotto ti fa vedere pure con chi hai vinto, con chi hai perso. Vabbè, noi obiettivamente seleziona membro addirittura. E noi potevamo fare un po' meglio, ma ripeto, per farvi vedere tutti i personaggi abbiamo agito così e lo rifaremo anche in questo caso. Prendiamo Benimaru, con capelli viola, e ci prendiamo Ryo. Poi così, bella aggressiva alla Ryu. Qua andiamo a provare altri personaggi che sono lei. Poi proviamo Chris. E poi proviamo. Allora un lei. Lui sicuramente in King of Fighters 14 c'era. Non so da dove proviene, non mi pare che sia così indietro. Diciamo che tipo 11-12 li ho persi, io mi sono fermato un po' a King of Fighters, quelli di più vecchia guardia. Poi ho giochicchiato qua e là, però in realtà poi quelli più moderni li ho lasciati un po'. Però adesso è riuscito, ho visto la demo, ho detto sai. E effettivamente devo dire che siamo sul vecchio stile arcade, il 14 che ho era un pochino più moderno. Questo mi sembra molto più figo, mi sembra un po' un ritorno al vecchio stile King of Fighters, quindi proprio quello da saletta. Allora qua iniziamo con Benimaru, Kyo e Ryo. Anche in questo caso agiremo allo stesso modo, ovvero proveremo a usarli tutti. Se ne riusciamo ci facciamo battere e li cambiamo. Allora andiamocene qua, dai. Resort Sunset, pronti via. Eccolo qua. Round 1, ready? Vai. La particolarità di Benimaru era proprio la palletta. Oh. Dai, Gesù. Mazza è sta mena, eh. Fate se magari fai altre. E lui ricordo ben poco, ma mo ci proviamo a scoprire qualche. Ok. Dai, bella sveglia. Sì, oh, ci sta a gonfiare, non voglio di niente, ma. Non riesco a. No, scusate. Ci ha seccato lei! Ci ha seccato lei! Sta bella cazzutina, eh! Bella cazzutina! Ci piace, ci piace! Kyo, ragazzi, personaggio principale del gioco insieme a Iori. Ecco. Vattene subito a casa. Perfect fight! Poi è one wins. Vabbè, c'era tanta energia così, era facile, insomma, vincere comunque. Vai. Guardate questo, mazza spettacolo. Bellissima. Questa bella vera. Allora. Vabbè, ho capito. Ma che fa così però, eh. Sì,
E questa è veramente bella, quella super. Vabbè. Comunque menano, eh. Pure il livello di difficoltà, fortunatamente dalla demo non è, non è neanche, ok. Pure il livello della demo, ragazzi, non è neanche troppo basso, quindi non male, non male. Cioè, da di sta cosa ci si può divertire anche facendosi un paio di partite con la demo. Dai, no, ma lasciami gamba! Io volevo riprovare l'altra super. Aia. Dai, dai, carica. Vediamo se ci provi, se ci riusciamo. Niente, vai, secca, Gesù. Prendiamo Rio. Andiamo a utilizzare Rio. Sì, certo che sulla spiaggia di Stivaletti deve essere massimo. Ok, via questi schiaffi, va. Prendi questi schiaffoni fatti bene. Oh, sei troppo veloce, bella! Accannami! Lui molto in stile Street Fighter, eh! Vabbè, ho capito! Ho capito, però! Sì, se ci faccio magari. Se ci fai magari una super, noi siamo anche contenti! Niente, sta croccando le botte lei. Vabbè, niente, vabbè. Siamo riusciti a rifarla, però abbiamo vinto. Vabbè. Non avrei mai vinto, zia. Abbiamo sfondata. Va bene, comunque. Buono, buono. Bello, ragazzi. Mi piace, potrebbe essere una bella idea quello di portarlo sul canale. Poi vediamo, insomma, se vi piace, come sempre, se lo guardate, commentate, insomma, like e tutt'altro, e quant'altro. Vediamo quello che ne pensate. Fatemi sapere sempre nei commenti se è un'idea, un gioco che vorrebbe interessarvi. Andiamo a provare a fare le missioni. Non so che roba ci possa dare. Noi ci proviamo adesso. Noi prendiamo Iori. Vai, uno a caso. Proviamo a fare. Vediamo che missioni ti dà. Sono curioso. Ah, tipo allenamento. Scusami, No, questo è calcio. Ah, forse è combo. Sì, cioè lui vuole che fai praticamente le combo. Non sto capendo. Allora, scusami, Questo è il calcio e questo è l'altro calcio. Non sto capendo. Scusami, i tasti quali sono? Configurazione tasti. Pugno leggero con quadrato. E invece il pugno pesante. Vabbè, diciamo pugno leggero, giusto per capire. Ok. Sì, mi fai tornare indietro magari? Ok. Ma non ce lo fa, perché? Ah, perché devi fare così. No. Niente, raga, non so io che non capisco. Niente, adesso stavo provando. Ah no, perché giustamente lui vuole prima questo. Ok.
ti insegna a fare combo, perfetto, perché fa così. Ciao. Così. Così, così. Così. Vabbè, ragazzi, niente, ci abbiamo provato. Qua bisogna starci tipo fino a domani, però volevo solamente farvi vedere. Sì, abbiamo capito che abbiamo perso la connessione wifi, però neanche a... Niente, vabbè, ragazzi, volevo far vedere. Missioni sono tutto, sono praticamente ti insegni a fare combo su combo. Mo non ci siamo qua 45 minuti perché tanto diventa una cosa abbastanza noiosa. Mo la Play si è incantata che è finita questa connessione wifi. Tanto il video l'abbiamo finito. Ragazzi, io vi ho dato una spolverata e qualche nozione qua e là di King of Fighters. Fatemi sapere se ne volete, se vi può interessare, insomma, King of Fighters 15. Se magari volete una qualche spolverata o qualche idea dei vecchi King of Fighters, li portiamo molto volentieri. 96, 97, 98, 99, 2000, cioè stanno un bordello. E possiamo portare anche chiaramente solamente uno del... da saletta, giusto per riprendere un po' qualcosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se conoscete, se non conoscete, se vi piace il gioco, se non vi piace, bla bla bla. E niente, in base a questo poi ci muoveremo con il titolo. Resta il fatto che intanto, dato che è una novità, un gioco che deve ancora uscire, la demo ve l'ho portata per provarla. Detto questo, iscrivetevi al canale come sempre per supportarmi e lasciate un bel like. Ci vediamo al prossimo episodio, un saluto dal vostro Darman, ciao!